Bella a tutti ragazzi, qui è Giovedre Santa e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un nuovo episodio con la carina giocatore con GM7. Siamo nel 2029 e prima di iniziare signori io lancio una bomba. Quindi sedetevi, appizzate le orecchie, apritele e ascoltate molto bene, perché questo qui potrebbe essere l'ultimo anno della carriera di GM7. Perché signori voglio fare una piccola parentesi anche da allenatore. E sapete benissimo che oltre il 2035 non si può andare. Ma altra cosa molto importante, forse quella più fondamentale, sarebbe stupendo ritirarsi dopo il mondiale del 2030. Per fare questo dobbiamo vincere la Champions quest'anno e poi il mondiale alla fine della stagione per chiudere in bellezza questa carriera. GM7 è stato incredibile, è stato un giocatore fenomenale, ma non è mai riuscito a vincere nulla di concreto. Quindi è arrivato l'ultimo anno per raccogliere tutto quello che abbiamo seminato nelle precedenti stagioni. Detto questo, iniziamo subito con il video. Andiamoci subito sul mercato, perché siamo al 1° luglio ovviamente e sono già sul mercato, perché prima di iniziare il video io sono venuto qui e mi sono inserito sul mercato. Ho già fatto la richiesta, aspettiamo che il Chelsea l'accetti. Nel frattempo avanziamo e prendiamo in considerazione tutte quante le offerte che ci arrivano. Perché le voglio prendere in considerazione? Lo ripeto sempre ragazzi, per chi non ha mai fatto la carriera giocatore quest'anno o per chi non ha seguito tutti quanti gli episodi della mia serie, purtroppo c'è un bug clamoroso ogni volta che andiamo in una squadra. Puntualmente nel giro di 6-12 mesi la squadra in questione vende tutti i giocatori forti. Infatti guardate qui, Havertz è in scadenza e il contratto non gli verrà rinnovato. Ragazzi, ho fatto la stessa cosa, ho visto la stessa cosa anche nelle ultime squadre. Lo perderemo a zero. Laporte a zero. Rodri passa all'Atletico Madrid. Michele resta. Saka in scadenza. Livakovic in scadenza. James resta. Tierney va a Liverpool. Potrei continuare fin qui a vedere tutti i giocatori che per un motivo o nell'altro o vanno via subito oppure hanno il contratto in scadenza. Quindi vediamo quello che possiamo fare. Cerchiamo di andare nella squadra più forte del gioco, che in teoria dovrebbe essere il PSG. C'è un grandissimo problema ragazzi. Non un grande problema, un grandissimo problema. È la quinta volta che chiedo il trasferimento, ma Tuchel mi dice che non mi vuole cedere. Ho esaminato la tua richiesta, è stato ceduto e ho deciso di respingerla. Tuchel, preparati perché ti ritroverai stanotte la macchina rigata e le ruote bucate. Porca miseria, mi sa che siamo incastrati. Nel frattempo facciamo ovviamente gli allenamenti. Io proverò di settimana in settimana a chiedere sempre il trasferimento, ma mi sa signori che siamo incastrati al Chelsea. La 20ª volta è quella buona. Tuchel, per paura di perdere la macchina, la sua grandissima Lamborghini, signori, ha accettato la richiesta di GM7 e quindi siamo sul mercato. Prima offerta di trasferimento. Signori, sono emozionato. GM7 è emozionato nonostante le 47 squadre cambiate. Vediamo un po', vediamo chi vuole il mio corpicino. Il Real Madrid con uno stipendio di 500 milioni di miliardi al giorno. Porca vacca ragazzi, porca miseria. Questo significherebbe tradire il mio Barça, tradire la mia fede, tradire il mio cuore. Non ho mai ricevuto ragazzi un'offerta così alta a livello di stipendio. Prima di accettare andiamo a vedere la squadra del Real Madrid. Ovviamente Real Madrid è in Champions, verifichiamo subito perché potrebbe non essere in Champions. Io ancora non lo vedo perché ovviamente in ordine alfabetico e Real Madrid c'è. Questa è la squadra del Real Madrid. Allora qui bisogna fare un grandissimo ragionamento. Ovviamente lì davanti sono messi abbastanza bene con un grandissimo Elliot e un grandissimo Vinicius Junior con 90 di overall. C'è un piccolo problema però. Il Real Madrid, se non erro, non gioca con la punta, ma gioca con la T, perché Benzema è a T. Quindi il modulo fisso che ogni squadra non cambia è il 4-3-3 con il falso 9. Inoltre, a parte il grandissimo attacco, è un'ottima difesa con Mount, anzi un ottimo centrocampo con Mount, Bruno Fernandez, Cunha. Peccano veramente tanto in difesa. Hanno i pischellini che io ho a Newcastle, Tomori e Lacroix, 86 e 85. Ma tutti i terzini non superano l'83 di overall. Li ho controllati uno per uno. Facciamo una cosa. Io
tengo in stand by l'offerta del Real Madrid. Se non dovesse arrivare nulla, allora proviamo ragazzi ad andare al Real. Quanto hanno offerto per noi? Vediamo, 220 milioni per GM7. Un'offerta ragazzi disumana. Seconda offerta di trasferimento per Giuseppe Marcello. Non perdiamo tempo. La Fiorentina. Oddio, però se sarebbe carino, sarebbe molto carino. Peccato che io devo ancora vincere la Champions. Allora, sono sincero ragazzi, sono sincero al 100%. Se avessi già vinto la Champions League ci sarei andato, così per sfizio. Ma ormai GM7 è quasi alla fine della propria carriera e quindi deve vincere la Champions League. Se non la vinciamo quest'anno o massimo l'anno successivo, non la vinciamo più. Colpo di scena clamoroso. La Fiorentina è in Champions. Vediamo la squadra. Giuliano Simeone. Vabbè, non mi interessa l'attacco, mi interessano gli esterni. No raga, non hanno esterni. Hanno Urso Nodoi 87, ma è l'unico che supera gli 83. Se non vedete l'overall è perché sono sotto l'83. C'è solo un giocatore buono. In porta hanno un 85. Non hanno una grande squadra ragazzi. Non hanno una grandissima squadra. A me dispiace, ve l'ho detto. Con questa squadra non si può vincere, raga. Con questa squadra non si può vincere. Peccato, non hanno giocatori importanti. Non hanno giocatori capaci di portare a casa una Champions. Si rifiuta. Però se riuscissimo a vincere la Champions quest'anno, magari fare un annetto barra anche due in una squadra così bassa, cioè così debole o comunque non così forte, potrebbe essere carino. Rifiutiamo l'offerta e ringraziamo la Fiorentina che comunque ha speso tanto ragazzi, almeno 200 milioni. Terza offerta signori, madonna, ogni giorno che passa arriva un'offerta, mi sto divertendo un botto porca vacca. Abbiamo il Manchester City di Peppino Guardiolino. No ragazzi, no, io al City non vado. Cioè se devo restare in Premier League resto al Chelsea, che in questo momento sulla carta è la squadra più forte della Premier. Si rifiuta ragazzi, si rifiuta il Manchester City di Pep. Quarta offerta o quinta? Boh, ho perso il conto. Vediamo il Leicester. Sì, e che facciamo? La cavalcata vincente alla Ranieri? Beh, sarebbe carina come idea. Però devo vincere la Champions, ragazzi. E questo è il sogno di GM7. Rifiutiamo. Altra offerta, signori. Ancora una volta, GM7 è pronto a leggere la squadra che vuole il suo corpicino. L'Inter. Un grandissimo ritorno all'Inter. Mamma mia. Vi ricordate come mi hanno trattato questi pezzenti? Io ero quasi il capitano dell'Inter, ero il trascinatore della squadra. Mi sono rotto il crociato e loro cosa hanno fatto? Mi hanno messo fuori rosa. Io sono tornato pronto per riprendermi l'Inter e mi hanno messo sul mercato. L'Inter, quando io giocavo nella Juventus, era una squadra devastante. Ma sono passati 2 anni. Andiamo a vedere la squadra. E soprattutto, l'Inter è in Champions League? No! Mi sembra di non vederla. L'Inter non si è qualificata per la Champions League. E allora, se avessimo avuto dei piccoli dubbi o dei tentennamenti su questa offerta, adesso possiamo tranquillamente rifiutarla. Fermi tutti, signori! Colpo di scena! Clamoroso! Offerta del Liverpool. Allora, abbiamo in stand-by l'offerta del Real Madrid, che, come ho detto prima, non mi stuzzica tanto. C'è anche l'opzione di restare al Chelsea, ma anche questa mi puzza un po'. Stavo aspettando con tutto me stesso un'offerta del PSG oppure un'offerta del Borussia per giocare in coppia con Haaland e formare la coppia più forte della storia del calcio. Purtroppo però non abbiamo ricevuto nessuna offerta. E quindi la scelta è il Real Madrid o il Liverpool. E io ho già scelto ragazzi, io ho scelto il Liverpool. Perché? Perché ho visto la squadra. Ve la faccio vedere tra 2 secondi. Fidatevi di me, hanno una delle squadre più forti che io abbia mai visto in
tutta la mia vita su questo videogame chiamato FIFA. A questo punto, signori, non ci resta che prendere la penna in mano e porre la nostra firma bellissima sul documento che ci trasporta a Liverpool. Siamo arrivati, signori! Siamo arrivati da Jürgen Kloppino. I tifosi sono entusiasti per l'arrivo di Marcello detto il Bello. Siete pronti a vedere la rosa? Siete pronti? Siete pronti? In ordine: Arnold Schwarzenegger 92, Franco De Jong d'Avellino 92, Marcello il Bello 91, Gravenberg 90, Alisson 90, Bastoni, Wirtz, Jimenez, Kimbembe, Victor Osimhen, Richarlison, Tierney, De Souza e via via, ragazzi. Potete vedere tutti i giocatori, anche le riserve, Bailey, Cucuzia, Diogo Jota, Werner, sono più forti delle squadre dove noi abbiamo giocato da titolari. Che squadra della Madonna! Obiettivo: vincere la Champions. Giocheremo solo la Champions, signori, poi se veniamo eliminati ci concentriamo sulla Premier, ma riposeremo in tutte le partite per essere pronti al 100% anche mentalmente per giocare la Champions League. La squadra l'abbiamo vista, i nostri compagni di squadra li abbiamo conosciuti, non ci resta che aspettare l'inizio ufficiale del girone di Champions. Siamo arrivati, signori, siamo arrivati e siamo freschi. Questo è il girone: Liverpool, Real Sociedad, Anderlecht e Salisburgo. Un girone stra facile per GM7 e compagnia. Vediamo come però ci hanno messo in campo, perché io sono esterno destro. Ok, va benissimo così, ragazzi, sono AD. L'importante è non giocare a sinistra perché faccio fatica a rientrare con il mio sinistro a giro. Però se non posso giocare prima punta, va benissimo giocare a destra. Mi posso sacrificare per giocare in una squadra così forte. Centrocampo della Madonna, Cucuzza punta, ovviamente in panchina ci sono giocatori molto importanti, ma anche questi non scherzano. Liverpool Real Sociedad, vediamo, ragazzi, come in game rende la nostra nuova squadra. Tutto pronto, ragazzi, ci siamo. Sotto la pioggia i bambini sventolano la bandiera della Champions League. Inizia adesso Liverpool Real Sociedad. Ci incontriamo per la quarta volta in questa carriera io e De Jong. Cioè, entrambi, non lo so, siamo inseparabili. Abbiamo giocato nell'Inter, nel Barça, forse pure nel Bayern, non mi ricordo. Però porca miseria, questa è la quarta volta che chiamo in squadra. Mi fa piacere, forse nella Juve, nella prima Juve c'avevo De Jong. Incredibile. Sono contento, raga, di giocare con Frank. Ottimo pischello. Attacca la Real Sociedad. Super parata di Alisson dopo 23 minuti, ragazzi, di nulla. Ma dove cavolo siamo finiti, raga? Oh, una squadra ancora. Attenzione, fuori gioco, non è tutto regolare. Pallone fuori di pochissimo. Due occasioni, cartino giallo, due occasioni nel giro di due minuti per la Real Sociedad. Signori, 25 minuti, non abbiamo neanche praticamente fatto un'azione. Arnold, Wirtz, Marcello in bucata, dentro per Cucuzza, che appoggia dentro, Marcello sinistro, oddio, lottata De Jong. Ok, De Jong appoggia, Marcello botta, murato ancora. Ok, Gravenberg, Richarlison, Gravenberg in bocca qui, Marcello al volo, fuori. Ok, ci siamo svegliati. Marcello appoggia molto bene, interessante per Cucuzza che deve allargare di là, in bocca veloce, oddio, è passato Marcello, fuori. Cosa ho sbagliato, non ci credo, questo è un errore non da GM7. Contropiede, attenzione qui, Oyarzabal, fermalo. Ma perché difendiamo in tre? Cioè non c'è nessuno né in difesa né in attacco. Ma dove sono sti fenomeni? Siamo tutti 90, siamo, ma dove stanno? Dentro Werner, nuovo ruolo prima punta. Ho due minuti praticamente per giocare nella mia posizione naturale. In buca subito, Arnold di prima, dimmi che è buono. Werner subito qui, Marcello è bello, sinistro al giro murato, incredibile, sono troppo devastante, raga, da punta sono troppo devastante, porca miseria. A destra veniamo troppo limitati, porca vacca, mi sa che è finita la partita, sì, 0-0 alla prima. Delude GM7, delude Liverpool. Classifica della Champions: Anderlecht, Liverpool, Real Sociedad, Salisburgo 3-1-1-0. E GM7 paga a caro prezzo gli errori della partita contro la Real Sociedad. E come li paga? Restando in panchina. Partiamo dalla panchina, entriamo a partita in corso e entriamo al 61esimo sullo 0-0 e gioco a destra, raga. 73esimo, attaccano loro. Con calma, raga, con calma, io non posso difendere. Attenzione, destro, sinistro, ok,
bastoni, guardami bastoni, guardami, guardami, ok Marcello, potrebbe allargare dall'altro lato e allarga con un pallone disumano, disumano per Richarlison che sbaglia lo stop. Mamma mia ragazzi, ma dove cavolo siamo finiti? Ma dove cavolo siamo finiti? Questi qui non riescono a mettere in croce due passaggi. Cucuzza, Gravenberg, occhio, fatemi vedere, 1-2 in buca subito, Marcello, al giro, no, 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 che 1-2 stellare che avevo fatto, stellare. Osimhen, appena entrato, Marcello, Marcello, Marcello in mezzo a due, Marcello, tocco per Osimhen, Osimhen 1-2, ok Marcello, al giro con il sinistro, ecco, no. No, vabbè ragazzi, che cosa vi devo dire? Ma cos'è stregato sto Liverpool? Ma che cavolo ragazzi? Come duettano bene GM7 e Victor Osimhen? 87? Attenzione qua, Adamu? No ragazzi, no. Arons, finta contro finta. Arons, ok, subito contropiede, veloci, 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 veloci. Non fate cagate, non te l'ho chiamata. Dentro per Osimhen, allaga dall'altra, allaga di là, allaga di là, allaga di là, di là, di là, di là, di là, di là. Bravissimo, ok, subito dentro. No, dai, no, 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 no. Io non posso giocare con ste pippe. Io non posso giocare con ste pippe, ragazzi. No, non è giusto però giocare con ste pippe. Uno di recupero, Gravenberg, De Sousa, Marcello in buca per Victor. Ho sbagliato io. Ho sbagliato io, porca miseria. Ho sbagliato io il passaggio. Dio mio. Dai, ma io non posso giocare con ste pippe, raga. Dai, non è corretto però. Ma come fanno a essere così scarsi che sulla carta sono fortissimi? Aggiornamento per quanto riguarda la classifica. 4-2-2-1. E meno male che era un girone facile, un girone alla nostra portata, porca di quella miseria. Terza partita, andiamo subito dentro, raga. Questa volta siamo titolari a sinistra questa volta, perché giustamente io ho detto non gioco, gioco male a destra. Il mio ruolo è l'arma punta, anche a falso 9, raga, in teoria potrei starci, però vabbè. Sapete che vi dico, ragazzi? Ho in mente una cosa, ho in mente un'idea. E se cambiassimo ruolo? Colpo di scena, GM7 cambia ruolo. L'unica cosa negativa del cambio ruolo è che purtroppo partiamo dalla panchina. Però se questo è quello che devo fare per giocare titolare nella posizione in cui rendo meglio, allora sono disposto a sacrificare le prime partite stando in panchina. Tanto sono le 3 del girone, anzi sono le 4 restanti del girone. Ho 4 partite per avere la fiducia di Klopp. Siamo calati a 88, ma non me ne frega niente, perché tanto comunque ho gli stessi attributi del 91. Andiamo a giocare, vediamo un po'. Entriamo 8 minuti, entriamo quando mancano 8 minuti alla fine, ma il tempo è rallentato e questa volta sono un AT, quindi non gioco sull'esterno perché sono molto molto svantaggiato sull'esterno, ma gioco nel mio ruolo naturale. Vediamo se cambia qualcosa. 85esimo, Gravenberg, primo pallone per lui, Marcello allaga dall'altro molto molto bene, grandissimo pallone per Diogo Jota che deve frenare, appoggia per GM7, dedo di prima, ancora 1-2, si è rinso il giro, super parata, ok, super parata ragazzi di Hoffman. Mancano 4 minuti ancora, devo fare un gol, passamela qui che tanti saltatori non li abbiamo. Marcello potrebbe andare, GM7 messo giù, non è vero, destro secco, deviato, resta lì, sinistro, parata ancora. Murillo, De Jong, devo andarci io, colpo di testa, oddio sono ancora vivo, uno di recupero, mi sa che non c'è tempo per fare l'ultima azione, porca miseria. Attacca ancora l'Anderlecht, tocca non subire gol, però era fondamentale per GM7, era fondamentale segnare un gol o fare almeno un assist. Porca miseria, l'abbiamo avute le occasioni. Attenzione qui, niente. L'arbitro fischia alla fine, non è vero, l'ultima azione della partita. Qua ci manca solo la beffa che pareggiamo pure e Klopp se la prende con me. L'arbitro fischia, sì, 2-1. Il Liverpool vince, ma GM7 non è riuscito a fare il gol nonostante le 3 occasioni nette avute in soli 4 minuti. 6 novembre 2029, 5-4-3-2. Siamo ancora in panchina, però se vedete la barra arancione sta salendo sempre di più. Ripeto, ci serve un gol barra un assist. Entriamo sul 2-0 e giochiamo sempre a T, che è il ruolo in cui rendo meglio. Questa volta, raga, non abbiamo 8 minuti, ma ne abbiamo 10. Grazie Klopp, come sei amorevole nei miei confronti. Punizione per l'Anderlecht. Qui bisogna stare attenti a un contropiede, ragazzi, perché si può fare, si può fare un bel contropiede se loro recuperano palla adesso. Poi dopo scaricano subito per me e io riparto in contropiede, 99 di velocità e segniamo. Eccolo qua. Oddio, oddio. Ma
Oh, vi svegliate o no? Allison, sono appena entrato, qua adesso sono il capo espiatore. Marcello, prova a passare fino in fondo, Marcello, con calma. Occhio, messo giù, oddio, fallo, meno male. Chi la batte questa punizza? Non la batto io, però potrei essere egoista e chiedere palla qui. Vediamo un po' se me la dà. Ok, subito scarichiamo dall'altro lato. Ok, ragioniamo, allarghiamo di là il gioco. Richarlison ci sono! Ah, era bella. Si è rovinati, raga. Oddio, è arrivato un pallone, eccolo. Mamma mia, signori, mi sembra di giocare nel Napoli, non lo so, negli ultimi minuti col Sassuolo. Porca miseria, non mi arriva niente. Io sono il petania della situazione che deve prendere i palloni vaganti. Bastoni, vediamo il recupero. Possesso palla Liverpool. Ragiona. Kimembe. In buca, Marcello, ok, dribbling. Apri dentro, lo chiudi. Mannaggia la vacca, non è neanche un pallone da mettere dentro. Ragazzi, incredibile. Cioè, io non ho toccato palla. Cioè, io quasi non ho toccato palla. Non mi è arrivato un pallone giocabile. Non mi è arrivato. Dai, ma non si può, ragazzi, giocare in queste condizioni. Ancora niente. GM7 in enormi difficoltà. 28 novembre 2019. Piano piano accumuliamo minuti. 8-4-4-3. La barra arancione ha superato la metà. Ci siamo quasi. Due partite per diventare poi titolari dagli ottavi in avanti. Questa volta avremo la possibilità di entrare non all'80esimo ma al 60esimo. Quindi con il Liverpool in vantaggio 1-0 abbiamo più minuti e giochiamo a destra. Cioè, tutto sto casino per cambiare loro, poi mi mette a destra. Ma porca miseria, Klopp. Io come devo fare con te, Klopp? Cosa ti ho fatto, Klopp, di male? Dio mio. De Jong. Ok, Cucuzza. Appoggia per GM7. Dentro per Cucuzza. 1-2 in buca. Madonna mia, ma perché è tornato indietro? Porca miseria. Marcello, larga dall'altro lato. Bravissimo. Ok, con calma. Ah, non ci sono. Appoggia. Dentro. Ancora. Sinistro giro. GM7 traversa. Incredibile. Ragazzi, io che vi devo dire? Io non so cosa. Si è abbattuto su GM7. In buca dentro male. Ennesimo passaggio sbagliato. Attenzione qui. Stop di petto. Pressate, niente. Ragazzi, si è abbattuta una macumba su GM7. Questa è l'unica spiegazione. 73. Cucuzza. In buca veloce. Cucù. Bravissimo, Cucuzza. Bravissimo. Prende la GM7. Secondo palo, Secondo palo. Buttati. Sì. Se devo aspettare di far l'assist qui, raga, sto bene fino a domani mattina, sto bene. De Jong, Jimenez, 80esimo, Gravenberg, ok, Marcello è regolare, fatemi vedere, di prima per Arnold, ok, buca subito, blocca di fuori gioco, è buona, GM7, sinistro, rete, si sblocca, signori, eccolo qui il primo sub, tutto il video c'è voluto, porca miseria, tutto il video, per fare sto schifo di gol. Guardami, Klopp, guardami bene, è rigirato, Klopp, mentre facevo il gol, guardami, porca miseria, Kloppino, 5 partite un gol, peggior media realizzativa della carriera di GM7, neanche alla Salernitana segnavamo così poco. Wirtz, 86esimo, ci sono. Jimenez, non mi accontento. Gravenberg, appoggia per De Jong, di prima Marcello, dribbling dentro per Osimhen, 1-2, Osimhen in buca, ok, dribbling Marcello, ah, porca vacca, se rientravo con il sinistro potevo fare un bel tiro, vabbè, fa niente, guardami qua, De Jong, che siamo amici, e te, bravo De Jong, dopo ti offro una pizza. Marcello, occhio, sinistra, giro, che non gira, però va bene così, è giusto essere egoisti, ragazzi. 10 in pagella per GM7, risponde così alle critiche di Klopp, messo quasi fuori rosa. GM7, destro, giro, super parata ancora del portiere, non arrenderti, e chi si arrende, ancora calcio d'angolo, terzo consecutivo in questo modo. De Jong, appoggia per GM7, che se la mette sul mancino, prova ancora, questa volta battuto. Ancora noi, GM7, sinistro, giro, che gira, Kloppino, tutto per te, non ti sento più, qualificati, signori, 3-0 secco, qualificati, GM7 c'è, risponde così a Jurgen Klopp, e in teoria, con questa grandissima prestazione, dovremmo essere titolari. Con la vittoria 3-0, signori, abbiamo passato il turno come prima, e l'ultima partita era completamente inutile, quindi non abbiamo giocato, andiamo direttamente agli ottavi di Champions. Ci siamo già, 27 febbraio 2030, agli ottavi, abbiamo beccato lo Shakhtar, e noi, grazie alla bellissima doppietta, siamo riusciti ad entrare nelle grazie di Klopp. Adesso che ho cambiato ruolo e ho fatto questa pazzia e ho dovuto rifare praticamente tutta quanta la gavetta, prima di chiudere il video, vediamo dove gioco. Gioco al centro. Tutto va secondo i piani, ragazzi. Tutto va secondo i piani. Era questo il mio obiettivo. Riuscire a sacrificare, anzi, riuscire a giocare lì al centro, sacrificando le prime partite della stagione. Questo è il nuovo Liverpool. E nel prossimo episodio
giocheremo tutta quanta la Champions League finché non veniamo eliminati. Inoltre, ultima cosa, questo è l'ultimo anno della carriera. Se GM7 non vincerà la Champions League quest'anno, allora non la vincerà più. Si ritirerà senza la Champions in bacheca. Noi, signori, ci ritiriamo con il mondiale. A fine stagione ci sarà il Super Mondiale del 2030 e quelle saranno le ultime partite da professionista di GM6. Questa è la mia scelta. Io vi saluto e vi ringrazio. Grazie mille per aver visto questo video dall'inizio fino alla fine. Ci vediamo domani. Massimo supporto come sempre. Bella.